Viviano si torna in campo in questo 2024 e subito sul cammino dell'Ascoli c'è il peggior avversario che si poteva incontrare in questo momento. Sì, però insomma, va bene tutte le partite, specialmente in Serie B, sono giocabili, non c'è niente di impossibile. L'importante è che continuiamo dal punto di vista, specialmente dell'atteggiamento sulla nostra strada. Sono sicuro che abbiamo l'inerzia per mettere in difficoltà quella che è sicuramente la squadra più forte del campionato. L'Ascoli ha chiuso il girone d'andata facendo i conti con delle difficoltà che c'erano state proprio all'inizio del cammino, poi a metà del girone tra i mesi di fine novembre e inizio dicembre. Adesso si apre quello che deve diventare per l'Ascoli il momento dove andare a colmare i punti lasciati per strada. Sì, no, di sicuro non siamo contenti, non siamo stati all'altezza dei nomi della piazza, delle aspettative, però è bene capire, mettersi l'ordine delle idee, che noi siamo una squadra che deve lottare, che deve capire l'università e che non si può perdere dietro a strane valutazioni fatte, magari all'inizio. Noi abbiamo dimostrato che non siamo stati all'altezza, quindi non ci sono tante scusanti o tante insomma, strade brevi da prendere. Non bisogna dire che dobbiamo lottare solo di pallone, come obiettivamente abbiamo fatto per tutte le partite, e che solo così si può raggiungere la salvezza. La squadra come sta vivendo in questo momento voi, come l'avete vissuto, come vi proiettate su questo mese di gennaio, che saranno al di là di Parma, poi ci saranno altre due partite importanti, Bari e Como. No, la squadra lavora bene e secondo me è obiettivo che nelle ultime partite abbiamo messo in campo una determinazione, una voglia feroce. Detto questo, se anche questo non è bastato per avere risultati, che forse anche, penso alle partite di Pisa o Spezia, ci meritavamo, vuol dire che c'è qualcosa che dobbiamo fare meglio. Però la base sono l'aggressività, la corsa, la voglia di lottare sul pallone che abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Adesso piano piano iniziano anche a rientrare degli elementi che hanno avuto problemi fisici, quindi diciamo che l'Aspo inizia a trovare la sua vera forma. Sì, c'è da far entrare in un gruppo chi è stato fuori, c'è da recuperare chi magari ha tirato una gara che ha avuto problemi, ma te l'ho detto, quando la base è quella che abbiamo dimostrato e che dobbiamo tenere, anzi alzando ancora il livello, non mi preoccupano tanto i nomi, perché dopo la squadra che va in campo, l'atteggiamento, la voglia, l'aggressività, la corsa che ci mette, specialmente in questo campionato, fa tantissima differenza. Dopo è ovvio che non basta, no? Perché magari fai una partita come a Pisa dove fai obiettivamente anche qualche cosina più di loro e perdi, oppure come uno Spezia più di loro e perdi, significa che qualche cosa sbagliamo, perché non è nemmeno giusto sempre appellarsi alla sfortuna, no? La sfortuna può esserci qualche volta nel calcio, ma se dopo non determini, se dopo non riesci a portare la parte dalla tua parte, significa che qualcosa devi migliorare, non basta, cioè le scusanti servono a poco, serve solo andare a capire dove sono state le problematiche, capire che cosa si può fare meglio, e gli alibi sono per i perdenti. Dati alla mano, l'Ascoli è stata una delle squadre che ha fatto registrare il maggior numero di espulsioni, purtroppo anche gli episodi a sfavore, i calci di rigore, 7 subiti sono tanti. Quindi magari avete parlato un attimo di come sono andate le cose, cercando magari un po' più di attenzione ai frangenti. Ne abbiamo parlato però su alcune cose, almeno lì io sono convinto che dal punto di vista militare qualcosa abbiamo pagato, ma anche quello non può essere un alibi. Cioè, a volte anche questo, cioè, gli errori arbitrali, gli errori dei calciatori ci sono, devi essere a volte fortunato o bravo a tirare dalla tua parte, però vedi anche quello poi diventa un alibi, cioè, ne può parlare il tifoso, ne può parlare giustamente il giornalista, ma il calciatore deve pensare a fare il calciatore. E io ci dico molto spesso, l'arbitraggio non in base all'episodio, ma a una cosa generale, si spera di essere fortunati, o se no di parare di più di quello che sono andato oltre.
Emiliano, sei soddisfatto di questo tuo girone d'andata? Hai giocato tanto, prestazioni sempre sopra la sufficienza, non ci sono stati errori clamorosi, un grande contributo con i piedi, a 38 anni, insomma, ancora dici tu. Sì, ma a me sinceramente non c'è niente. Avrei preferito fare dei errori che la squadra avesse 7-8 punti di più, sinceramente, non so, specialmente a 38 anni, a pensare a quello che faccio io. Cioè, l'obiettivo è aiutare la squadra. L'obiettivo è che magari le prestazioni positive siano di contributo ad avere punti, qualche luna lo è stato, ma ho più il pensiero a capire come poter aiutare magari determinare un paio di squadre che hanno in difficoltà che a quello che faccio io, che fortunatamente o sfortunatamente in stare tra, lo so e cerco di farlo nella migliore maniera possibile. Fase difensiva, nelle ultime tre gare avete subito solamente un gol, purtroppo decisivo a Pisa. Secondo me di una quarta di Pisa. Esattamente, Lo state tenendo molto meglio, merito tuo, dei tre centrali, in generale, di tutta una fase difensiva. tieni. No, ma è merito dell'atteggiamento della squadra, perché la cosa difensiva parte da quelli davanti. Questa è una cosa che si dice sempre e che sembra una frase scontata, ma così è. No, obiettivamente, a parte il gol subito, abbiamo proprio subito poco, molto poco. Se si esclude i 25-30 minuti di Venezia del primo tempo, fra Reggiano, Spezia, Pisa e Cittadella, noi abbiamo subito veramente poco. Cambio stato zero. Non siamo zero, neanche preso in considerazione. Probabilmente dobbiamo essere più determinanti davanti, perché quando, per esempio, chiudi in Venezia, ad esempio, quando andiamo in Venezia per 30 minuti del secondo tempo di lavorare e non crei un'occasione da gol, è lì che bisogna lavorare tanto. Poi i miei difensori sono forti. Belluschi, Botteghin e Danilo sono difensori forti che hanno fatto il bene e che spero anche in futuro lo facciano il bene dell'Ascoli, visto che 2 su 3 per esempio su esperienza ed è da loro, dall'esperienza loro, dalla forza loro, dalla voglia loro, dalla passione loro, sia di Eric che la carriera di Peppe, che sappiamo quanto ci dia l'Ascoli, ne dipende anche tanto dalle nostre sorti. Per quanto riguarda invece Balzanina, è il primo arrivato in questo calciomercato invernale, non so se lo conoscevi, Sì, come l'hai sì. visto il ragazzo, come sta? No, non lo conoscevo. Secondo me è un giocatore importante, un giocatore che abbina quantità di qualità, un giocatore che ha inserimento, che forse è una cosa che un po' c'è mancata. E si è messo subito a disposizione perché io, il primo giorno, gli ho detto le pari qua negli allenamenti del Survivor. E ho visto che ha detto bene. Quindi l'importante è che chi arrivi sappia che qua tocca mettersi il mento, che tocca andare fuori con tutti gli allenamenti e che la mia è una battaglia. Se vengono con questo spirito, sicuramente sono accolti bene sia dallo staff che dal gruppo. Il Parma, inutile parlare dei singoli perché è una squadra fortissima. Bernabé, bisognerà fare attenzione nei calci di punizione del denaro perché già alla data abbiamo visto che il ragazzo li sa fare. Ma allora, il Parma è una squadra che ha giocatori di un'altra dimensione, cioè è proprio una squadra che potrebbe fare la Serie A. Secondo me, rispetto all'anno scorso, a quello che ho seguito, ha capito che a volte la Serie B diventa anche sporca e sanno stare anche nello sporco. E è ovvio che tu devi battere colpo su colpo, perché se lasci prendere l'iniziativa a loro, hanno dei giocatori che in ogni secondo, in ogni momento della partita possono determinare. Però hanno dimostrato anche che hanno dei punti deboli, noi cerchiamo di andare a colpire su quelli. È ovvio che bisogna pareggiare, anzi, bisogna surclassare l'avversario dal punto di vista della corsa, della voglia, della fame, perché dal punto di vista tecnico sono inferiori, quello è l'obiettivo. Quanto cambia per un portiere avere di fronte un attaccante dinamico che dà punti di riferimento come Bonny rispetto magari a un centravanti puro come Charpentier o Shola? Cambia, ma più che per il portiere cambia la difesa, cioè ora, il portiere deve ragionare su tante cose, no? Perché deve ragionare su chi passa la palla, su dove va l'attaccante, su quello che può tirare, sul difensore, aiutarlo magari chiamandolo, quindi non è che si sta a pensare tanto alle caratteristiche del calciatore, magari più le caratteristiche che ha di movimento, di tiro all'interno dell'area, poi per il resto cambia poco. Su me Bonny è veramente forte, comunque, cioè io senza nulla togliere gli altri, ma credo che Bonny sia un giocatore
Il Parma ha avuto 7 rigori a favore, 5 li ha realizzati Medvedišak, 2 di Mann, uno l'ha sbagliato e uno l'ha segnato, li stai studiando? No, anche se la partita come senso, tanto non so nemmeno il numero di rigori contro che ho avuto in carriera. A volte si studiano e si cambia idea, per esempio come con Dionisi, a volte come con Pittarello, ero convinto quando ho detto di rimanere centrale, quindi a volte sono anche le sensazioni. Cioè, diciamo che Pittarello l'ha scelto prima della partita, quindi Dionisi non cambia idea all'ultimo. Proprio tornando a quell'episodio lì che ha fatto il giro un po' di tutti i media, perché è difficile vedere un giocatore che sbaglia due rigori in un minuto, forse lo aveva fatto De Boer nei famosi Sì. europei, però non erano nello stesso minuto. Quindi tu che eri chiamato lì a cercare di neutralizzarlo, come hai vissuto quei frangenti e poi anche la ripetizione, se secondo te era giusto o meno? Sì, vedendo l'immagine era giusta di poco, ma purtroppo ero fuori, anche se in quel caso cambiava ora, perché ero rimasto centrale, ho fatto una buona prova. Diciamo che il rigore era un po'. C'era il punto di regolamento, però ho sfiorato, cambiato la traiettoria di luce. Avevo visto, se non mi sbaglio, la spiegazione di Rocchi sul rigore dato, non mi ricordo a chi, dove diceva che se la palla non cambia quasi per niente la traiettoria non si può considerare rigore. Quindi, ora, il regolamento di mano si può dire a quello di regolamentare. Su quello che so che nessuno si è riguardato le immagini, nessuno in campo si è accorto di niente, non di loro. Si sono accorti solo dal VAR. Mi spiace perché non abbiamo la stessa fortuna avanti, no? Perché andava in rigore netto, non stavo adesso. T'ho detto, dobbiamo essere più bravi e più fortunati anche dal punto di vista arbitrale. Emiliano, in settimana è cambiato il preparatore dei portieri, è arrivato Mister Gravilla, quindi stai trovando con lui. Ma innanzitutto io mi sono trovato benissimo sia con Fischietti, che era l'allenatore portiere di Viali, che con Abilanti, che è quella che dobbiamo dire. Anzi, li ringrazio, Fischietti l'avevo già fatto, Andrea, colgo l'occasione per ringraziarlo perché è stato molto bravo, bravissimo nei confronti di un professionista serio, quindi lo ringrazio per il contributo. Poi è stata fatta una scelta diversa, io con Brambilla ho già lavorato a Sampdoria con Zenga, quindi è molto preparato, ho lavorato a altri livelli, un grande portiere, quindi mi trovo molto bene dal punto di vista, ma so già che questo è un punto, insomma, conoscendolo.